Scopo del gioco: riprodurre il più fedelmente possibile con un programma di videoscrittura una pagina di un dizionario. Dizionario vero, quindi si estrae, si sorteggia una pagina del dizionario e si cerca di riprodurla. Perché? Perché facendo così, siamo sicuri di aver imparato il maggior numero dei principali strumenti del programma di videoscrittura. In questo caso utilizzeremo Word. Perché in quattro lezioni non riesco fisicamente a insegnarvi tutti i tastini che sono presenti in un programma di videoscrittura. L'importante è trovare la logica, il metodo di trovare le cose che ci servono. Anche perché noi adesso utilizziamo Microsoft Word, ma voi in caso potreste utilizzare qualsiasi altro programma di videoscrittura, quali LibreOffice, OpenOffice, Writer, documenti di Google, quello che volete. Quindi cominciamo. Questo non sarà un video tutorial. Non vi spiegherò passo passo come fare, ma sarà soltanto un elenco degli strumenti principali che dovreste utilizzare. Anche perché ufficialmente basterebbe utilizzare F1, che è il tasto guida presente in ogni programma di scrittura, oppure chiedendo al mitico Google come creare una casella di testo, quindi chiedendo quello che vi serve. Dunque, vediamo l'obiettivo finale. Questo qui è un risultato di un esercizio fatto qualche anno fa, quindi non l'ho creato io, proviamo però a rifarlo. Cos'è che non sapete fare? Vediamo. Cominciamo innanzitutto con lo scrivere il testo. Ricopiamo. Uno dei quattro. Non preoccupatevi dell'andare a capo, della dimensione del testo, noi adesso scriviamo il testo, puro. Ecco, bene, a questo punto sono arrivato a dover inserire questo simbolino. I vari simboli li abbiamo già visti, si trovano tutti dentro a inserisci simbolo, perché devo appunto inserire un qualche cosa, quindi proprio seguendo la logica che mi verrebbe da pensare, seguo i comandi del mio programma di videoscrittura. Inserisci simbolo. Questi sono i principali, ma ovviamente non lo troviamo qui, andiamo in altri simboli. Dunque, i principali simboli li troviamo dentro al carattere, neanche farlo apposta, symbol, quindi basta scriverlo e viene fuori. E qui ho i principali simbolini, cuori, quadri, picche, fiori, le radici quadrate, eccetera. Oppure quelli un po' più grafici e scenografici, sono dentro a Wingdings. Anche al 2, anche al 3. Anche dentro a Webdings c'è qualcosa di simpatico. Per creare un dizionario solitamente li troviamo tutti dentro a Wingdings, infatti qui trovo anche i miei numeretti col cerchietto. Quindi continuo, lo chiudo, una piena. Satellite. Ok, siamo arrivati alle lune di Giove. Per andare a capo, tasto invio, io qui trovo un altro simbolino. Se sono così strane, se sono delle immagini tipiche del dizionario, tanto vale fotografarli o scansionarli e poi ritagliarli un attimo ed inserirli. Adesso lo lascio un attimo indietro. Luna uguale. Alla stessa maniera procediamo. Stessa cosa per il bamboccetto qui. È indubbiamente un'immagine di dizionario, si scansiona e lo si mette dentro. Ovviamente non scansionate tutto il testo perché ovviamente non è questo lo scopo dell'esercizio. E dovrete anche inviarmi il file. Ok, adesso per velocità e comodità ho importato il testo. Però è puro, è schietto, non c'è formattazione, non ci sono immagini, non c'è colore, non c'è niente. È pulito come se voi aveste scritto passo passo ogni singolo carattere. Non ho inserito tutti i simboletti, ma tanto abbiamo già visto come si fa. Vi ho già detto che non è un tutorial passo passo. Bene, arrivati a questo punto, dobbiamo capire cosa ci manca per arrivare al risultato. Non sto a perdere del tempo con il colore blu, il grassetto, il corsivo, tanto lo sapete fare. Ma quello che c'è da pensare è che il foglio del dizionario che abbiamo sotto mano non sarà grande come un foglio classico A4, sarà sicuramente più piccolo. Come pure il testo, non sarà grande come il classico Calibri 11 o Times New Roman 12 che ci propongono i programmi di scrittura normalmente, e dobbiamo agire. Prima cosa, misuriamo quanto è grande questo foglio. Prendiamo un righello e lo misuriamo. In questo caso abbiamo trovato le misure, che quindi il misure del foglio le andremo a impostare dentro a layout, dimensione del foglio.
Qui sappiamo che ci sono i comandi principali, ma sappiamo anche che cliccando sul pirulino dell'espandi menu avrò tutti i comandi relativi a questa voce. Quindi la carta, abbiamo visto che subito mi propone un A4, ma in questo caso è un 17x24,2. Stessa cosa per i margini. Il superiore ho misurato che è 1,4, l'inferiore 0,6, 0,9 il sinistro, come pure il destro per ovvie ragioni. Cosa vedo subito? Che il mio testo ora va a sfociare su due fogli. Noi dobbiamo fare una pagina soltanto. Se ne evince che il testo è troppo grande. Quindi, quanto è grande il font e che tipo di font è quello che è stato adottato dal dizionario? Si nota che questo qui è un font con graffi, quindi di conseguenza non è sicuramente un calibri. E la dimensione, la risposta per sapere qual è la dimensione è, boh, al momento ci vado un po' a spanella, traducendolo un po' a casaccio. Quindi seleziono tutto, CTRL A, e poi vado intanto a impostare un font con graffi, che può essere un Times New Roman, un Georgia, assomiglia di più a un Georgia questo. E lo riduco di quanto? Di un po' che rimanga dentro a una pagina, grosso modo, quindi con 10 ancora non è, con 9 ci sta. Ora ci metto 9, probabilmente non sarà la nostra misura definitiva, però ci accontentiamo. Stessa cosa lo spazio tra le righe, e può essere quasi sempre inferiore. Per agire sullo spazio tra le righe si va dentro o layout paragrafo oppure direttamente dentro a home paragrafo, che è appunto la stessa cosa. Quindi gli metto a zero tutto, quindi anche qui gli faccio una singola, così diventano tutte uguali, e per ridurre basta fare interlinea, magari non singola che equivale a 1, ma provo 0,9, quindi magari ho bisogno di un po' più di spazio. Questo lo si corregge per bene alla fine. L'altra cosa che notiamo è che il testo è su due colonne, quindi l'aspetto della mia pagina cambia, non cambia il contenuto. L'aspetto sappiamo che si traduce in layout, quindi vado dentro layout, cerco qualcosa che si assomigli ed è appunto colonne, due colonne. Lui subito me lo suddivide su due colonne, ma una è più piena dell'altra, l'altra finisce a metà. Quindi guardiamo nel mio dizionario dov'è che si interrompe, a quel documentario era di. Quindi lo cerco, quel documentario era di, in questo punto qui vuol dire che si interrompa il testo in questa colonna e finisca in quell'altra. Quindi sempre rimanendo nel menu del layout c'è qualcosa che assomiglia, sì, devo interrompere la mia colonna. Quindi lo rifaccio, metto il cursore nel punto in cui voglio splittare il mio testo, interruzione, colonna. Così me la mette nell'altra colonna. Ora notiamo che le colonne che abbiamo creato, noi ora, sono frastagliate che manco fossero delle coste greche del Peloponneso, invece di qua sono tutte belle allineate. Sappiamo che per fare questo si fa l'allineamento giustificato e già ora riusciamo a intuire quale potrebbe essere la dimensione del font. Diamo prima un'ultima correzione a questo spazietto che c'è tra le colonne. Questo qui basta andare ad agire direttamente con il mouse in questo spazio intermedio, si seleziona e si stringe. Per avere la misura esatta, se proprio siete signor precisetti, e va bene che voi lo siate, basta fare doppio clic. E così vado a impostare quant'è lo spazio tra le due colonne, magari un po' di meno, e posso impostare la larghezza del testo delle colonne. Così si stringe un pochettino. Perfetto. Giusto per avvicinare la distribuzione del testo nella pagina, ora ho qualche indizio in più per poter operare meglio. Innanzitutto qui ho più spazio. Quindi da dopo l'una, ai modi di dire, ho qualche spazio in più, ora intanto glielo creo, dopodiché fatto ad agire meglio. Vediamo che qui è più stretto, dopo vediamo, anche qui dopo a almanacco c'è qualche spazio, fino a vivere,
Così vedete che comincia a equilibrarsi, stessa cosa per tutto il resto. Quindi il testo appare distribuito maggiormente sulla pagina. Quindi il paragrafo, lo spazio tra le righe, magari un po' di più. Vi posso dire che è 1,1. È già distribuito in maniera più equa. Stessa cosa per la dimensione del testo, magari 9 era troppo poco, vi posso dire che è un 9,5. Quindi quando vedo che le parole vanno a capo più o meno nel punto in cui dovrebbero andare a capo, vuol dire che la dimensione è quella corretta. Tanto qui ho un po' più di spazio, ecco. Qui comincio con lo spazietto. Ok, così posta di tale, perfetto. Bene, arrivati a questo punto, la parte lunga e noiosa del compito si è conclusa, è soltanto questione ora di abbellire il testo secondo i contenuti che sono presenti nella pagina di dizionario. Bene, nel frattempo ho formattato il testo cercando di farlo somigliare a quello che stiamo utilizzando come esempio. Un trucchetto, quando voi avete ridotto la dimensione del font, c'è anche caso che il testo utilizzato dal dizionario sia più piccolo di un 9, un 6, un 7, 6 e mezzo. Sappiamo che si possono mettere ovviamente anche i numeri con la virgola nei caratteri. Quello che vorrei evitare è che voi vi appiccicaste con la faccia al monitor perché appunto il testo è troppo piccolo. Nessun problema, basta fare CTRL rotella con il mouse, oppure utilizzando la barra dello zoom qui in basso a destra. In questo caso è come se voi avvicinaste il foglio alla faccia senza dover fare quella classica posizione con gli occhietti piccoli, il collo vicino al monitor, che manco fosse l'uomo talpa dei Simpson. Quindi vediamo ora di rimettere a capo il testo esattamente nel punto in cui va a capo l'originale. Prima condizione, azzeccare più o meno la dimensione del font, oppure per forzare il testo utilizzate, magari per evitare problemi, questo piede di mosca. Il mostra tutto dei paragrafi, mostra paragrafo, nasconde paragrafo. Quindi, per forzare un andare a capo, essendo attiva l'allineamento giustificato, non fate invio, altrimenti la vostra frase precedente si interrompe e quindi non la fa più giustificata, quindi vi torna tutto frastagliato. Una forzatura può essere utilizzare la combinazione Shift-invio. In questo caso si mantiene la formattazione dell'allineamento giustificato e la riga mi va a capo. Questi simbolini ovviamente non si vedono, non vengono mai stampati, però è un modo per forzarlo. Oppure se ci dovessero essere delle parole sillabate, o si utilizza sillabazione e fa tutto da solo, oppure anche qui posso usare la forzatura, quindi lune, spingo il trattino e mi va a capo dopo la U. In automatico. Bene, torniamo alla parte grafica. Cos'è che mi manca? Questa barretta rossa su in cima, che cos'è? È una forma, quindi devo inserire una forma dentro al testo. Stessa logica utilizzata per gli altri comandi, devo inserire qualche cosa. Quindi inserisci forme, che cos'è? Un rettangolo, rettangolo. Dopodiché il mouse cambia faccia, mi diventa una croce, quindi tengo premuto con il tasto sinistro. Trascino la mia forma, in automatico mi diventa del colore che sicuramente non sarà quello corretto e quindi gli cambio il colore. Qui ho i comandi principali, oppure per avere tutto basta fare tasto destro, formato forma. In questo caso posso giocare sia sul riempimento, quindi col secchiello gli dico che è un rosso. È troppo forte questo rosso? Allora posso addolcirlo mettendoci un po' di trasparenza. Stessa cosa per la linea. Qui questa linea si vede, qua non c'è, quindi vado dentro la linea del contorno, che è la stessa cosa che qui è, contorno forma. Contorno e dico nessuna linea. Faccio un clic fuori, comincia ad assomigliarsi, perfetto. Per azzeccare il centro c'è Word, ma comunque qualsiasi programma mi aiuta, quando arrivo proprio al centro mi fa una sorta di snap e quindi è sicuramente centrato con la pagina. Andiamo avanti, con questa logica qui, ora sappiamo anche fare questo azzurrino qui sotto. Ma prima vediamo che questo testo è spostato, quindi da avere fino a ristrettezze è tutto spostato rispetto al resto del testo. Quindi prendo da avere fino a ristrettezze, che non è di questa formattazione qui, quindi vediamo che come correggere. Seleziono il mio testo,
o utilizzo la gommina del cancello formattazione e riparte dallo standard del foglio, oppure lo sistemo manualmente, quindi col grassetto, dopodiché il colore in realtà è nero, così torna uguale sul frattaglio di sopra. Quindi dicevamo, seleziono tutto e lo devo spostare di un po'. Anche qui con righello, vediamo quant'è questo po' qui, lo spostiamo. Di cattivo, il mio cattivo è rimasto ancora qui, quindi posso continuare. Ecco, promettere, promettere, realizzare il mese di. Ecco, vediamo che ho azzeccato, senza neanche star lì a misurare con il righello, qual era il rientro di questo blocco del testo. Qui finalmente ci posso mettere il mio bamboccetto del dizionario, quindi posso fare inserisci immagine e vado a cercarlo dal mio dispositivo. Quando mi si inserisce l'immagine, mi si sgangra praticamente tutto il testo. Basta cliccare sull'immagine, cliccare sulle opzioni del layout e la cosa più facile in questo caso qui è svincolarlo dal blocco del testo. Quindi possiamo fare davanti al testo, ad esempio. Che così lo posso spostare all'interno del documento senza dover andare a interagire con il resto del testo. Vediamo se ci assomiglia, ma sì. Bene. Alla stessa maniera possiamo fare la nostra riga qua su in alto, possiamo fare il rettangolo azzurro qui di dietro. Vediamo come mettere invece queste lettere qua. Lettere, quindi sono del testo, quindi devo inserire del testo fuori dal contenuto standard. Anche in questo caso qui inserisci ed è una casella di testo. Word me ne suggerisce diverse, noi utilizziamo quella standard, brut, vuota, che va bene per noi. Anche qui per fare la prima faccio A, B, C, D, E, mi fermo la E perché sono pigro, tolgo il mostro paragrafo perché vi dà noia sicuramente e vedo come deve diventare. Quindi innanzitutto è più stretta. Anche qui mi va a interagire con tutto il testo, invece io la voglio spostata a sinistra e non deve andarmi a spostare tutto il resto del testo che ho appena creato. Quindi, opzione layout, davanti al testo anche in questo caso, la sposto dove so che deve andare, l'allargo, anche qui vado a giocare sul solito paragrafo, quello che è, quindi magari è doppia l'interlinea, perfetto. Il font, cosa potrebbe essere? Boh, un comic, così ad occhio. Comic Sans, perfetto. È un po' più grande? Sì, è un po' più grande. Dai, solite cose, non perdiamo del tempo su queste cose qui. Vediamo come il colore, ok? Come creare questo parallelogramma dietro la L? Non lo facciamo dietro la D per comodità. Ah, innanzitutto vediamo che però la nostra casella di testo ha ancora un bordo che qui non c'è. Quindi, solita maniera, clicco sulla casella di testo, sul bordo della casella di testo, vedete che qua su in cima mi si attiva, quando clicco su una qualsiasi cosa, sull'immagine mi si attiva il comando dell'immagine. Clicco sulla casella di testo, strumenti del disegno, della forma, casella di testo. O clicco qui e ho lo stesso menu che abbiamo visto prima, quindi vi dico che il contorno è lo stesso contorno. Oppure, come abbiamo già visto, tasto destro, formato forma, è la stessa cosa. Bene, creiamo il parallelogramma. Inserisci, che cos'è? È una forma. La trovo qui e qui in mezzo. Perfetto. La creo. Ci assomiglia? No, è al contrario. Quindi la posso girare, giro contrario, la faccio esattamente più o meno della dimensione che era. E poi la sposto dietro la D. Mannaggia, che è successo qui? È rimasto davanti. Davanti, come se tutte le cose che noi andiamo a mettere nel foglio si appoggiano sopra quelle che abbiamo fatto prima. Come se lavorassimo con dei fogli di carta trasparente, con dei post-it. Quindi l'ultima cosa, lui mi rimane davanti, lo posso spostare dietro. Stesso giochino, c'è un tasto solo che mi si attiva, che è opzione del layout, quindi per forza di cose cliccherò su quello. Voglio che quindi mi vada dietro la mia lettera. Quindi cerco se c'è qualcosa di simile dietro al testo, perfetto, è andato dietro. Poi però non si vede più. Perché? Perché la mia casella di testo, ora che è davanti, in realtà non è trasparente, ma è bianca. Andiamo a controllare. Riempimento forma, nessun riempimento. Quindi questo quadrato qui era bianco. Creandolo trasparente,
Ora posso, sono più libero per spostare poi anche la casella di testo. La mia D ora la faccio del colore un po' più contrastato e voilà, e diventa più o meno la stessa cosa. Anche qui manca il bordo, che ormai abbiamo imparato. Dico che formato forma, il bordo non ci sta. Esatto. Cos'altro non sappiamo fare? Abbiamo quasi finito. L'intestazione. Anche questi testi qui o inseriscono in casella di testo, però la cosa più corretta è proprio creare un'intestazione, che è facile. Basta andare con il mouse qua su in cima, doppio clic, si crea questo spazio di intestazione, diventa tutto grigio il resto, ma non perché si sia sbiadito, perché non è attivo in questo momento, come se noi andassimo a lavorare su un altro pezzo di documento. E vado a scrivere. Comincia con la pagina 698, la parola, in minuscolo. E vediamo che quando scrivo, qui su in cima, mi crea questi simbolini neri, che sono delle tabulazioni, tabulazioni. Noi sappiamo che c'è un tasto che assomiglia a tabulazione, che è il tasto tab. Quindi cliccando il tasto tab, lui mi si allinea esattamente con la tabulazione. L'altra parola è lungomare, che non la posso mettere qui allineandolo a destra, perché l'allineamento funziona sull'intera riga, sull'intero paragrafo. Quindi devo utilizzare anche in questo caso la tabulazione. Qui è già pronta, come in tutti i programmi di scrittura, e per allineare il testo a questa tabulazione, stessa cosa, spingo tab, mi si allinea e vedere la parola lungomare con l'accento sulla A. Ecco. Per tornare fuori, clicco o su chiudi o faccio doppio clic nel corpo del testo. L'intestazione ora la vedo grigina, per lo stesso motivo per cui prima vedevo grigino il corpo del testo. In realtà, una volta che lo vado a stampare, è nero. Se lo volessi grigino, perché magari è grigio nel dizionario, scelgo il colore grigio. L'ultima cosa che manca è l'inserimento di questo simbolino, di questa coccarda, ma direi che bene o male il nostro dizionario è a posto. Ricordatevi durante il lavoro di salvare sempre, quindi Shift F12 o Ctrl S se avete altre applicazioni. Mi inviate il file DocX o quello che è per lui, quindi il file sorgente, ma anche l'esportazione di un file PDF, che così sono sicuro che quello che sto correggendo è esattamente come l'avete creato voi. Quello che però mi serve assolutamente è il file sorgente. Il PDF è una cosa in più per la vostra sicurezza. E la stampa? Quello che voi andrete a stampare uscirà dalla stampante su un foglio A4, anche se fisicamente occuperà soltanto un pezzo di questo foglio. Quindi non inserite direttamente il foglio già ritagliato, piccolino, nella stampante, sennò si inceppa tutto ed è un disastro. Quindi, prima stampate, ritagliate esattamente delle dimensioni che avevate misurato e poi l'invecchiate, sporcate un po' con la lamina della matita, un po' con il fondo del caffè, con quello che volete, lo inserite dentro il dizionario e diventa anche un ottimo sistema per crearsi dei bigliettini, ma non devo stare io qui a dirvi queste cose qua. Quindi sorprendetemi e metteteci il vostro impegno, anche soltanto per il gusto del dire vecchio lavoro, ho fatto una roba che è identica al dizionario, sono un abile falsario. Gli avrei potuto fare le banconote a 500 euro, lo so, magari avreste preferito, però con questo qui già ce la possiamo cavare. E mi raccomando, puntate sempre al massimo, che a far schifo si fa sempre in tempo.